Amici di Fano TV, ben trovati. Oggi siamo a Calcinelli perché al Caffè Massimo si terrà la presentazione della lista civica Insieme per Crescere, Briganti Sindaco, in previsione delle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Venite con noi adesso a conoscere i protagonisti. Buongiorno a tutti e benvenuti. Vi ringrazio tantissimo di essere presenti qui oggi. Avete accolto il nostro invito, siete presenti qui per conoscere quello che è la nostra lista. Innanzitutto consentitemi di ringraziare, perché noi qui in questo momento siamo 16 persone più o meno 17, ma dietro di noi c'è un gruppo ben più folto. Noi siamo in un certo senso la punta dell'iceberg e volevo ringraziare tutti quelli, perché siamo un gruppo di più di 40 persone, un gruppo di lavoro di più di 40 persone che in questo periodo si sono dati da fare per far sì che si arrivasse oggi a presentare questa candidatura, a presentare le nostre idee, i nostri progetti e il nostro programma. Pietro Briganti, candidato sindaco, 51enne, sposato, papà di due ragazze, laurea in economia e commercio, impiegato in un'azienda privata, senza tessere di partito, perché la tessera ideale è quella che invita all'impegno. L'impegno che si è preso è quello di questa candidatura. Le chiedo come mai si è candidato e il perché di questa lista. Ho deciso di candidarmi perché tutto il gruppo di maggioranza uscente ha voluto fortemente, in maniera coesa e compatta, che mi mettesse a disposizione del nostro comune per i prossimi 5 anni. Ho deciso anche perché c'è stata una forte sollecitazione da parte dei cittadini di Coglialme Tauro e da parte anche di chi in passato ha avuto dei ruoli amministrativi nei tre ex municipi. Quindi parlandone con la mia famiglia, con grande senso di responsabilità, ho pensato di mettere di nuovo a disposizione del comune quelle che sono le caratteristiche che mi hanno contraddistinto in questi 4 anni. Caratteristiche che hanno contraddistinto anche il mio modo di operare, che sono sicuramente l'impegno, la dedizione, la determinazione, la voglia di portare avanti le cose, la competenza professionale e la competenza amministrativa che ho acquisito. Di conseguenza ho deciso di impegnarmi per cercare di far sì che questo nostro comune possa passare questa nuova fase, questa seconda fase, che è una fase di crescita, dopo che noi abbiamo lavorato 4 anni per creare le basi di un comune che è stato costruito da noi, ed ora dobbiamo proiettarci per il futuro. E questa seconda fase io mi metterò a disposizione con lo stesso entusiasmo che mi ha contraddistinto in questi 5 anni, in questi 4 anni, per cercare di far grande il nostro comune, di fare del nostro comune il punto di riferimento della vallata del Metauro. Per quanto riguarda la lista, un aspetto importante che vorrei sottolineare è che abbiamo una grande presenza di quote rosa all'interno della nostra lista. Non è una cosa normale, chi amministra o chi ha avuto modo di amministrare sa delle difficoltà spesso che ci sono a cercare dei candidati donna. La nostra lista è una marcia in più proprio perché ci sono delle donne, sappiamo benissimo, perlomeno per me, che le donne hanno un passo avanti, sono un passo avanti rispetto agli uomini, quindi già iniziamo sotto una buona stella con la presenza di questa grande presenza femminile all'interno della lista. La lista è stata creata, ho cercato di crearla avendo come obiettivo, come focus, l'identificazione di persone valide, persone che si mettessero a disposizione del nostro comune, persone con delle competenze, persone con delle professionalità, persone anche integerrime dal punto di vista morale. Ed effettivamente siamo riusciti a creare un bel gruppo abbastanza diversificato, dove l'appartenenza politica a me non interessa, dove queste sono le qualità e i valori che cercano le persone, anzi, trovo ormai anacronistico che in un comune dove ci si conosce tutti si debba ancora fare queste distinzioni tra bianco, rosso, giallo, verde o partiti. Forse è facile per me dirlo perché non ho nessuna appartenenza politica, quindi non ho influenze di questo tipo. Però qui dobbiamo cercare le persone, è quello che fa la differenza. E io ritengo di avere un gruppo veramente forte, un gruppo dove ci sono delle competenze, delle professionalità che ci danno credibilità al gruppo stesso e che ci faranno governare questo comune sin da subito. È molto ricco il programma che avete insomma attuato e messo a punto, tra i temi quello della viabilità, mobilità sostenibile. Io direi anche di fare chiarezza su un paio di questioni, la pista ciclabile e la ferrovia.
Quello che è la volontà di questo nuovo gruppo che si presterà a chiedere la fiducia dei cittadini per governare questo comune è quella di andare verso la realizzazione di una pista ciclopedonabile, possibilmente su tutto sedime ferroviario, anche se sappiamo che purtroppo con una legge del 2017 del governo Gentiloni è stata ripristinata l'utilizzo della ferrovia per fini turistici e di conseguenza si dovrà salvaguardare questo sedime e mantenere determinate distanze, però ciò determinerà delle scelte di compromesso, no? Una realizzazione di una pista ciclopedonabile che non può essere per tutta la sua ampiezza di tutto il sedime ferroviario. E noi diciamo con forza che siamo contrari al ripristino della ferrovia, così come normalmente intesa, su quel tracciato. Per quanto riguarda la parte iniziale della sua domanda, certo, noi abbiamo, tra l'altro proprio oggi, quando ci siamo nell'incontro di presentazione della lista, abbiamo messo come primo punto, ci siamo focalizzati molto sulla realizzazione di percorsi di mobilità sostenibile, per un'educazione del cittadino ad utilizzare dei percorsi alternativi, per un risparmio energetico, per una salvaguardia del nostro pianeta. E noi abbiamo investito molto in questi 4 anni, continueremo a investire nella realizzazione di quelli che sono marciapiedi o percorsi ciclopedonabili, perché crediamo molto in questo tipo di investimento. Non solo, tra le varie cose che cercheremo di portare a compimento molto probabilmente nei primi 2 anni di un'eventuale legislatura, qualora dovessimo 2 anni e mezzo della nostra legislatura, c'è la realizzazione di un percorso ciclopedonabile in piena sicurezza agganciato al ponte sul fiume Metauro e quindi a sbalzo, per il quale già abbiamo ottenuto da una nota da parte della provincia e un coinvolgimento anche da parte della regione per cercare di fare in sinergia un progetto condiviso per creare un importante collegamento tra le sponde della località di Calcinelli e la località di Villanova, con un percorso in sicurezza che attualmente il ponte sul fiume Metauro sappiamo che è stato inibito per mancanza di sicurezza dei parapetti. Parliamo dei giovani, quindi si parla di scuola intendendo mantenere uno standard qualitativo che va dalle mense scolastiche ai percorsi casa scuola, ma anche alla cultura e lo sport, perché comunque alle associazioni è stato dato un grande supporto. Allora, quali sono le novità previste? Innanzitutto, parlando di scuola, mi preme sottolineare un aspetto che tra tutti gli aspetti positivi delle grandi progettazioni che abbiamo fatto per le indagini di vulnerabilità sismica, per esempio su tutti i plessi scolastici, e la realizzazione di progetti di tipo esecutivo, quindi definitivo, per la loro messa in sicurezza e la loro riqualificazione di tipo energetico, c'è un neo che è la realizzazione della scuola Dezzi, Romeo Dezzi primaria a tempo pieno di Saltara. E qui a seguito di importanti inadempienze di tipo contrattuale da parte dell'impresa appaltatrice, ovvero dell'impresa che sta realizzando i lavori, su indicazione anche della direzione lavori, che è un tecnico esterno sopra le parti, no? Tra il comune e chi svolge l'opera di realizzazione, e ha delineato che non ci fossero responsabilità alcuna nei confronti del comune e che ci fossero invece delle serie inadempimenti da parte di questa ditta appaltatrice. Per questo che l'ufficio tecnico ha provveduto alla risoluzione contrattuale e immediatamente ci siamo attivati per cercare di porre in essere un nuovo bando per identificare una nuova ditta che possa completare i lavori nel tempo più breve possibile. Però a fianco a questo ci sono una marea, come diciamo, di progetti. Tra l'altro la sua domanda spazia molto, non è solo la scuola, dove noi abbiamo veramente a cuore i nostri ragazzi, e con la scuola abbiamo posto in essere anche in passato dei progetti importanti, abbiamo supportato, patrocinato, finanziato dei progetti che tra l'altro hanno avuto anche un riscontro a livello nazionale, sono stati invitati i nostri ragazzi per esempio all'apertura dell'anno scolastico in presenza di Mattarella perché hanno visto un premio per questi progetti che sono importanti per una formazione esperienziale dei nostri ragazzi, quindi non solo la conoscenza o studiare, quanto la capacità di far crescere i nostri ragazzi, di far crescere loro il senso critico nel saper giudicare le cose, per poter essere liberi di poter decidere con la propria testa. Quindi noi abbiamo veramente a cuore i nostri ragazzi, ma non solo sulle scuole, anche sullo sport. Investiremo molto e stiamo continuando a investire sulla formazione giovanile, sull'avviamento allo sport dei nostri ragazzi, sulle strutture, e il nostro impegno
è quello di portare prossimamente la realizzazione di un nuovo campo da calcio sintetico omologato che possa cogliere le grandi esigenze che ci sono nel nostro territorio, perché abbiamo purtroppo, sono costretti le nostre famiglie a portare i nostri ragazzi in altri comuni, o a Cartoceto o a Fano Albiricocco. Pulizia e decoro per la valorizzazione del territorio, in modo particolare dei borghi, senza dimenticare il potenziamento delle infrastrutture e senza trascurare la sicurezza e la salute. So che a riguardo ci sono dei progetti ambiziosi. La nostra amministrazione, qualora saremo chiamati a governare questo comune, sarà quella di stringere questo rapporto per un appalto per la pulizia quotidiana con tre persone dedicate di quelli che sono i nostri tre cimiteri, i borghi e la pulizia dei cestini. Detto questo, ci sono aspetti importanti, perché la crisi economica che ha attanagliato già dal 2008, recentemente con la crisi pandemica, molte attività del nostro territorio, anche attività commerciali, necessitano di essere supportate attraverso un'operazione che può fare il Comune di attirare gente, quindi non solo nei borghi, che sono i cosiddetti borghi della qualità, i nostri 5 borghi della qualità, ma portarli anche sul territorio a valle, quindi nei centri cittadini, per cercare di dare vita, di dare stimolo a quelle che sono le attività presenti sul territorio. Abbiamo parlato anche di salute ci vantiamo di aver insistito per far sì che venisse creato un distretto sanitario localizzato a Calcinelli, e questo distretto è stato realizzato, la cosiddetta Casa della Salute, e adesso il passo successivo è cercare di potenziarlo, di metterle a disposizione dei cittadini una serie di servizi di base per evitare che si debbano trasferire a Fossombrone, a Fano, per ottenere questi servizi. Non solo, chiediamo con forza che ci sia all'interno della potes, quindi dell'ambulanza, un medico specializzato, in modo tale che quando si devono fare degli interventi non si metta a rischio l'incolumità delle persone che devono essere assistite, e con risultati sicuramente positivi in termini di salute pubblica. Ultima domanda, in 30 secondi ci dica perché dovrebbero votarla. I cittadini di Colle al Metauro dovrebbero votare la nostra lista, preferire la nostra lista, perché noi 4 anni fa abbiamo preso in mano un comune che era un comune da costruire, un comune privo personale, un comune carente dal punto di vista dei progetti, un comune differente in tutto, nei tributi, nei servizi, nei regolamenti, e noi abbiamo rimboccato le maniche per cercare di costruire le fondamenta su cui si basa oggi la nostra crescita futura, le fondamenta su cui costruire un qualcosa che ora ci dà la possibilità di avere un orizzonte temporale completamente diverso, di guardare al futuro, alla crescita, di far crescere il nostro comune per farlo diventare il punto di riferimento della vallata del Metauro. Ho finito. E adesso andiamo a conoscere tutti i componenti della lista. Sono Cristian Ciacci, ho 23 anni e sono laureando in scienze motorie, prossimo alla tesi. In questa ultima estate ho fatto responsabile in un centro estivo a Villanova, e quindi ritengo di conoscere abbastanza bene le esigenze di giovani, piccoli, ma perché no anche delle famiglie. E quindi sono stato molto contento che Pietro mi abbia chiesto appunto di essere un membro di questa lista, e spero di aiutare questo gruppo portando un po' di freschezza e un pochino di nuove idee. Mi chiamo Emanuela Regini, ho 44 anni e vivo in questo territorio. Ho le mie radici qui e amo il mio territorio, per questo ho deciso di candidarmi, per dare il mio contributo, per migliorarlo, per vederlo sempre più decoroso e alla portata di bambini, giovani, famiglie, anziani, dell'intera cittadinanza. Mi chiamo Pierini Franca, sono un'insegnante di scuola primaria, ho lavorato per 30 anni circa nella scuola di Calcinelli, e la prima cosa che voglio dire è ringraziare Pietro Briganti per avermi dato l'opportunità in questo periodo, visto che sono in pensione, di mettere a disposizione di tutta la comunità di Colli al Metauro le mie piccole esperienze, la mia piccola competenza e poter servire i miei concittadini nel modo migliore. Penso di essere una persona che si impegna nelle cose che fa, e quindi credo che il mio impegno e la mia buona volontà possano servire per migliorare in qualche modo il mio paese. Mi chiamo Margherita Iacucci, sono una psicologa, psicoterapeuta, e
abito con la mia famiglia qui a Colli al Metauro da vari anni, ho due bimbe e ho accettato la candidatura a queste nuove elezioni per due motivi principali. Uno, perché sono una cittadina di Colli al Metauro e nei miei desideri c'è di vedere questo territorio migliorato, valorizzato e sostenuto nelle sue caratteristiche principali, che mai come in questo periodo dove siamo dovuti stare più all'interno dei nostri territori, abbiamo capito quante caratteristiche buone abbia il nostro territorio e quindi mi sembra giusto migliorarlo e valorizzarlo. La seconda motivazione nasce un po' dalla mia professione, essendo io una psicologa mi porta a essere a contatto con i bisogni e le esigenze del singolo e quindi vorrei portare un po' questa mia sensibilità e questa mia professionalità anche all'interno della comunità e quindi aprire un po' le porte della mia professione e dare il mio contributo a tutti i cittadini. Sono Francesco Taddei, ho 30 anni. Vivo a Calcinelli, di Colli al Metauro da sempre e sono stato in questi 4 anni consigliere comunale di maggioranza. E quando ci siamo insediati noi abbiamo trovato un comune vuoto, senza personale, senza progetti. Siamo riusciti in questi 4 anni di amministrazione a fare tanto, a preparare il nostro comune, a preparare tanti progetti. Ora abbiamo la possibilità di entrare in una seconda fase, di realizzare tanti progetti che abbiamo pensato e di realizzarne di nuovi. Dobbiamo dare una grande attenzione ai giovani con un centro studi, con un campo in sintetico per permettere ai nostri ragazzi di potersi allenare nel nostro territorio. Sono Linda Gabbianelli, ho 36 anni, vivo a Tavernelle, sono un ricercatore e docente presso l'Università di Urbino. Mi metto a disposizione presso questa lista che vede come candidato sindaco Pietro Briganti perché credo di portare alcune competenze e conoscenze per valorizzare il comune di Colli al Metauro e per mettermi a disposizione della comunità per poterlo migliorare. Mi chiamo Anna Chiara Mascarucci, ho 32 anni, abito a Saltara, sono assessore dell'amministrazione uscente con delega alle politiche sociali, politiche giovanili, gemellaggio e sanità. Ho deciso di ricandidarmi perché amo il mio paese e mi piace mettermi a disposizione della cittadinanza. Inoltre ritengo che Pietro sia la persona giusta per amministrare il nostro comune perché è concreto, leale e competente, caratteristiche che secondo me un amministratore dovrebbe avere. Sono Marco Barnese, abito a Tavernelle, dalla nascita ho 70 anni, sposato. Sono stato prosindaco nell'amministrazione uscente per il municipio di Serrungarina. Ho girato il territorio in lungo e in largo tutti i giorni. Mi sono dato da fare fino allo stremo per cercare di dare risposte alla gente facendo da trade union tra il comune e la popolazione. Ora mi è stato chiesto di candidarmi nella lista di Pietro Briganti. Ho accettato sperando di portare dell'intero comune di Colli quanto di buono sono riuscito a fare nel municipio di Serrungarina. Maria Giovanna Cenerelli, 39 anni, dell'ex municipalità di Montemaggiore. Sono attualmente la presidente del consiglio comunale Insieme per Crescere con e per Pietro Briganti. Insieme al mio gruppo e ai miei colleghi abbiamo costruito le basi di questo nuovo comune che non aveva e quindi mi candido per dare il mio contributo per questo territorio. Sono Fabio Romagnoli, ho 39 anni e vivo a Saltara da una vita, sono un saltarese doc e ho 2 figli, sono sposato con Antonia e niente, sono laureato in scienze ambientali ma faccio il portalettere. Il lavoro di portalettere mi ha permesso quindi di girare e di vedere a cavallo del mio scooter o della mia macchina tutto ciò che succede all'interno del nostro comune. Mi sono candidato perché questi 2 bambini che ho vorrei farli crescere in un comune più bello e bellissimo come quello di Colli al Metauro, ma da valorizzare ancora di più e questo è quello che mi spinge a metterci la faccia. Sono Ramzi El Asmar, sono pediatra di famiglia, quindi dalla mia posizione privilegiata sono a contatto diretto con le famiglie, con le nuove generazioni, seguendoli dall'età da 0 a 14 anni.
mi piacerebbe che questi ragazzi crescano in un comune a loro misura, che soddisfi le loro ambizioni, anche se dovessero andare fuori a studiare, al loro rientro trovare un comune vivo e accogliente dove possono realizzare il loro futuro. Emanuela Primavera, 45 anni, dipendente pubblico. Ho svolto il ruolo di assessore al bilancio e tributi in questo mandato amministrativo. Ho deciso di ricandidarmi perché il lavoro svolto in questi 4 anni ha comunque prodotto una serie di progettualità, un nuovo comune che necessita di essere valorizzato e fatto percepire dai cittadini. Questo che intendo fare in questo nuovo mandato amministrativo, se volete riconfermarci la nostra fiducia. Sono Fabrizio Sanchioni. Mi candido con questo gruppo, un gruppo molto coeso, che abbiamo lavorato in modo molto coerente e molto determinato. Siamo stati tutti riconfermati più o meno, diciamo, a rientrare in questo gruppo, e questa è una delle motivazioni più importanti, perché se si va d'accordo si lavora bene e si raggiungono determinati obiettivi. Sono Nadia Vitale, ho 51 anni, sono infermiera presso il pronto soccorso di Pesaro, e tutti mi conoscono perché sono la catechista di questo comune. Perché mi sono candidata? Perché ho deciso quest'anno? Perché amo sto posto, e lo dimostra il fatto che da Milano 10 anni fa mi sono trasferita perché ho conosciuto un cittadino di Calcinelli e mi sono trovata molto bene. Amo i posti, amo i luoghi, amo le persone. Ho dei valori, sono una persona normale come tutti voi, però credo in queste persone, in questo sindaco, e soprattutto credo nella voglia di fare, che non manca nessuno. Mi chiamo Fabio Francesconi, ho 44 anni, vivo a Calcinelli e sono un libero professionista. Ho deciso di candidarmi chiaramente perché Pietro me ne ha dato l'opportunità, poi perché credo fortemente in un impegno, come dire, attivo. Vengo da un mondo in cui le scelte, i criteri che guidano le scelte sono quelle di lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato, e quindi questo è un po' il motivo e i criteri che guideranno un po' tutte le scelte che faremo. Sono convinto che le relazioni, il mondo delle relazioni, che è un bagaglio importante che mi porto dietro dall'ambito da cui provengo, sia fondamentale, perché le relazioni sono in grado di costruire cose che nemmeno le risorse economiche, secondo me, possono farlo. La squadra è una bella squadra, Pietro gode di tutta la mia stima e penso di tutta la stima dei nostri concittadini. Sono contento di questa opportunità e spero di poter portarla avanti al meglio.